Presentate giovedì 25 maggio alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e della Sottosegretaria Paola Frassinetti le attività didattico-formative del macroprogetto Valori in Rete dell'anno scolastico 2022-2023. Le attività sono state promosse dal MIM e dalla FIGC nelle scuole di ogni grado. A intervenire sono stati il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente del settore giovanile scolastico FIGC Vito Tisci, il commissario tecnico della nazionale maschile Roberto Mancini e due classi degli istituti comprensivi Maria Montessori e Orsa Maggiore di Roma, in rappresentanza delle oltre 2100 scuole coinvolte. Ai nostri microfoni, il ministro Giuseppe Valditara ha risposto ad alcune domande sull'importanza dello sport a scuola, sulla questione dell'alluvione in Emilia-Romagna e sul razzismo nello sport. Ministro, lei ha detto che lo sport è un messaggio e ha anche una funzione importante per le nuove generazioni. Da qualche anno si fa attività sportiva anche alla primaria. Lei pensa che si possa estendere su tutto il ciclo formativo questa attività, e ci sono possibilità che questo avvenga? Noi crediamo fortemente nell'importanza dello sport, crediamo fortemente nei valori che lo sport contribuisce a diffondere, ad affermare, e ci impegneremo innanzitutto a diffondere sul territorio le palestre e a consentire alle scuole di fare convenzioni con enti locali o altre strutture per dotarsi di strumentazioni sportive. E poi con il ministro Bodi stiamo lavorando per rafforzare sempre di più la pratica sportiva anche con l'introduzione, la reintroduzione dei giochi della gioventù. Ministro, un messaggio per l'Emilia-Romagna. Beh, a Sasso Maggiore in questo momento si stanno realizzando manifestazioni sportive che sono applicazioni di questa convenzione Valori in Rete, finale che riguarda ragazzi e ragazzi, è un messaggio di speranza, un messaggio di ricostruzione e anche un messaggio di solidarietà per tanti nostri connazionali che sono stati drammaticamente colpiti dalla tragedia dell'alluvione. Lo sport serve a inculcare nel giovane la cultura della regola, lo spirito di sacrificio, il senso di lealtà, il saper giocare in squadra, il saper collaborare con gli altri, la cultura della inclusione e del rispetto verso chiunque. Nello sport, nel gioco del calcio, come in qualsiasi sport, non si fa differenza sulla base della razza, della cultura, della religione, dell'appartenenza sociale. E quindi è un grande momento di inclusione, di solidarietà, è un grande momento per crescere insieme. Chi discrimina non ha la mentalità dello sportivo. Grazie.